Amici, un saluto da Jack e Max. Io sono un variety streamer che porta un po' di tutto e oggi ne abbiamo la prova perché andiamo a fare lo storico Plants vs. Zombies, gioco del 2009 ed è la versione Steam che è in inglese, su cellulari la trovate in italiano, ma tanto per qualche conta ben poco. Dunque, avventuriamoci in questo gioco strategico, questo tower defense particolare, dove noi abbiamo le piante a disposizione per difenderci da un esercito di zombie. È eccezionale. Alcuni di voi verranno riportati al passato con questi ricordi di questo gioco. Porca presenza. Ecco, ci siamo, eh. Ecco qua, guardate quante battaglie che ci aspettano. La musica. Beh, tanta roba, ragazzi. Ci siamo, eh. Sposto qua così vedo bene. Ok, è un po' facile. Clicca qui, perfetto. E mettila da qualche parte. Mettiamola qua. Dai, ben fatto. Ora raccogli il sole. Perfetto. Posso anche vederlo. Oh, che bello! Posso vedermelo su OBS. Quindi risolvo benissimo tutti i miei problemi. Ecco qua, guarda che bello. È un giorno felice. È un giorno felice. Arrivano gli zombie. Ecco qua. E le piante sparano, visto che gli staccano i pezzettini dello zombie. Ecco, la testolina è andata giù, lo zombie. Ciao zombie! È stato un piacere conoscerti. Andiamo al prossimo. Fosse così facile. Ok, andiamo. Vedete qua c'è il falciaerbe serve per proteggere, appunto, nel caso che gli zombie riescano a invadere. C'è questa linea di difesa. Andiamo avanti. Potenziamolo ancora un po', vai. Spara, 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 vai. Butta giù gli zombie, dai. Dobbiamo farcela. Dobbiamo farcela. Ancora. Abbiamo vinto, abbiamo ottenuto il girasole. Il Bloom and Doom Seed. Ecco qua. Abbiamo il girasole. Vediamo cosa fa il girasole. Ti dà sole aggiunto. Quindi altro sole per noi. Oh, ci voleva proprio un po' di sole generato dalla pianta, eh. Viva il girasole che genera il sole. Ecco, comincia a farsi più interessante. E ovviamente i girasoli conviene metterli alla fine perché dobbiamo proteggerli, visto che sono le parti più importanti. Cerca di piantare almeno tre di questi, sì. Quando ci arriverò, non ho abbastanza sole, devo aspettare che lo riproduce qua e qua. Ok, andiamo subito a metterlo perché è fondamentale. Più sole metti, più veloce crescono le piante. E sta cosa è eccezionale. Ok, clicca, clicca, clicca. Ok, andiamo. Altro sole. Non abbiamo protezione al momento, come vedete, non abbiamo nessuna protezione. Livello 1-2, attenzione. Andiamo avanti. E ora iniziamo a proteggere. Ma in che direzione? Potevo anche metterlo un po' più in là, ma è andata così. Ecco qua. Tanto adesso arriverà abbastanza sole, non vi preoccupate, ci salveremo, ci salveremo. Ci salveremo sicuramente. Ecco, cominciamo a sparare. Qua, visto, stiamo sparando. Lo zombie si avvicina, ma è lo zombie più scandaloso, anche i piedi storti, non sa neanche lui come girare, questo zombie. Ecco qua, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, perfetto, anche qua, visto, finora va tutto bene. Ora lavoriamo le piante, i soli siamo messi abbastanza bene, quindi non è un gran dramma. Vedete che anche questa è l'ondata va avanti, ti dice a che punto siamo. La fila sopra l'avremo ben difesa e continuiamo a produrre piante quando ce lo permette, ci vuole il suo tempo. È un gioco per tutti questo, un gioco che può giocare da grandi e più anziani, per tutti, è un gioco veramente disponibile. Poi se avete cellulare potete giocarlo da qua, ed è pure in italiano, avete questo bonus aggiunto. Ma vediamo un po', ecco qua, Pop Cap Games, ai tempi in cui produceva delle robe incredibili. Comunque, eccoci qua. Questo qui è proprio l'originale. Se voi avete giocato la versione Play 4, avrete visto sicuramente tante differenze. Col Garden Warfare, che era in tridimensionale, completamente diverso come gioco. Invece, questo è proprio l'originale, classico. Va bene, andiamo avanti. Arriva una grande ondata di zombie. Attenzione, Final Wave. Eccoli qua, si porta la bandiera. E eccoci qua. Andiamo a bombardare tutti questi zombie. Vedete, non mollano, non mollano. E non hanno preso la fila centrale, quindi li combattiamo qua. Ancora uno. Poveraccio. Cosa fanno gli zombie se vedono le piante? Se le mangiano! Ecco perché. Abbiamo una ciliegia. Ecco qua. Vediamo un po' cosa fa la ciliegia. La ciliegia.
Ecco qua, fa esplodere tutti gli zombie in un'area. Bellissimo, bellissimo. Andiamo avanti da casa di Jack e Max. Non vogliamo perdere il nostro cervellino, perché gli zombie mangiano cervelli, ovviamente. Quindi, ecco qua. Cominciamo. Sunflower. Ricordiamo, evitiamo magari, mettiamo le prime due linee tutte di girasoli. E da qui in poi l'attacco. E abbiamo ovviamente anche il bonus di quello, ma aspettiamo un attimino. Aspettiamo un attimo di avere qualcosa di decente. È inutile al momento mettere le piante, non sappiamo dove arriverà lo zombie. Ecco, ora lo sappiamo. E ne metteremo a breve. Aspettiamo di arrivare a 100. Ancora uno. Produci, produci, produci sole. Vai, ecco fatto. Perfetto, abbiamo la nostra prima pianta. Ok, ora andiamo avanti per le girasole, così abbiamo 6. E producono praticamente una bella quantità di sole che ci servirà per vincere la mappa. Dai, avanti, avanti. Brains, che vogliono mangiare questi. C'hanno ragione, sono zombie affamati, sono appena tornati in vita, hanno bisogno di un po' di cervellini freschi freschi. Ci sta, ci sta. È divertente. Ok, è divertente, non lo so quanto è divertente, però è divertente lo stesso. Ok, andiamo avanti, vai, colpisci, colpisci, vai. Forza, forza. Questa qui è per la pianta più normale, il pea shooter, lo spara praticamente semi. Oh no, ho sbagliato. Vedete che fa in tempo col tasto del mouse. Io uso il mouse. Se può usare il controller, sono più comodo col mouse. Mi diverto di più. Poi vedremo in azione la ciliegia, ve lo prometto. Vedremo in azione la ciliegia, ma datemi un attimo di tempo che costruiamo le difese solide. E poi ci divertiamo con la ciliegiona. Tanto qua il sole si accumula in fretta adesso che abbiamo questo. Ecco qua. Doppia razione. Facciamo ancora un altro pea shooter. Lo mettiamo qua. E poi, finalmente, possiamo dedicarci all'esplosione incredibile. Anche se la terrei per l'ondata finale. Immaginatevi i zombie tutti affamati che arrivano all'ondata finale. Questo qui ha il cappellino al cone in testa. Vuol dire che è più resistente, vedete. Ah sì, dai, facciamo ancora una di queste. Non si sa mai. Dobbiamo impedirgli di arrivare qua. Ecco, arrivano. Ancora un po' di questo. Vi faccio vedere la ciliegia in azione. Ci vuole un po' a farla ricaricare sta ciliegia. Vedete, sarebbe bellissimo avere sempre la ciliegia a disposizione. Facciamo quello che possiamo. Facciamo quello che possiamo, come sempre. Ok. Guarda il cono. Che belle le animazioni comunque. Questo gioco del 2009 era perfetto. Oh, raccogliamo abbastanza per la ciliegia, perché adesso arriva l'ondata finale e ci vogliamo divertire, no? Siete pronti? La ciliegia non ha la faccia allegra, vedete? Non ha più niente la faccia allegra. No, devo raccogliere ancora un po' di sole. Ecco, arrivano. Siete pronti? Volete vedere esplodere questi zombie? Boom! Beh, abbiamo già vinto. E abbiamo guadagnato una patata. Una patata? Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Cosa sei tu? Sei veramente una patata? No, è un walnut. È una noce, ok. Una noce muro. Blocca gli zombie e protegge le altre piante. Abbiamo finalmente una linea di difesa in un gioco di difesa. Cioè, abbiamo finalmente un muro. Cioè, come tutti i giochi di difesa di torri, ci vogliono i muri. Oh, e siamo al completo. Stavolta si fa sul serio, vuol dire più girasoli per noi. E più zombie che possono invadere da ogni parte. Va bene, si fa sul serio. Abbiamo fatto un po' di tutorial, ma adesso si gioca sul serio. Per quanto siamo ancora su facile, sullo estremamente facile. Oh. Avanti. Ops. Oh, volevo andare troppo avanti. Ecco, arriva lo zombie. Lo so che arrivi. Con calma, amico mio. Con calma, anzi, facciamo così. Perfetto. Perché farlo avanzare quando possiamo lasciarlo qua. Voi vedete com'è in azione questa. Tanto nessun problema, non ci sia disturbo. Lui se la mangia. Impiega un po', non è come le altre piante. Questo vuole una vita a mangiarsi. È che se la mangi pure, tanto. Non è un problema. Dai. Ho deciso di iniziare il nostro attacco. Oh. Tranne per lui. Vedete come se la mangia. Guardate quanto ci vuole. A mangiarsi quella. Ok. Con molta calma. Ci facciamo tutti i soli che ci servono. Oh, andiamo avanti. Anche qua ci vuole qualcosa. Oh, se l'è mangiata. Se l'è mangiata. Ma sì, va bene. Mangiati pure la noce. Tanto, non duri tanto. Oh. Non sarà tutto così facile il gioco, ve lo assicuro. Che non sarà così ovvio e tranquillo, no? Una cosa che voglio confermare, che non sono sicuro, è che si può mettere la noce su qualcosa di già esistente.
abbiamo ancora un po' a fare. Ecco, questo. Ok, adesso lo facciamo, l'esperimento mio è questo. No, non si può, purtroppo non si può. Non si può mettere... si sta rompendo, sopra, vabbè, comunque sia. Abbiamo il nostro primo attacco, vi assicuro che ci vorrà di più per battere questo porcono. Non basta una sola. Avremo anche la ciliegia, ma teniamola per i casi estremi, i pericoli maggiori. Ok, procede, procede, procede. Procede molto bene. Ok, andiamo avanti. Sì, lasciamoli divertire un po' sti zombie. Lasciamoli avvicinare un po'. E noi intanto li colpiamo. È facile, è facile. Let's go! Brains! Vogliono il cervello, vogliono mangiare. Sono veramente affamati gli zombie. Avanti, avanti. Ok, adesso iniziamo ad avere un discreto attacco. Voglio migliorarlo ancora di più. E ora niente, iniziamo. Se ci fossero un po' più vicini avrei già usato anche una ciliegia. Posso farlo, guardate. No, esploso così. E tornerà la ciliegia, non preoccupate. Guardate quanto riusciamo a produrre. È veramente il nostro impero di piante che produce tantissimo. Il nostro giardino pieno di piante, pieno, pieno. Per divertirsi. Oh, cosa ho fatto? No, sono uscito dal gioco! No, non sono uscito dal gioco, però. Scusatemi. È che sono stato troppo in là con i comandi. Abbiate pazienza, di nuovo. Lo so. Ragazzi, devo metterlo Windows, quindi... Oh, mamma mia, scusatemi, ragazzi. Mi ha fatto il nostro scherzo. Ok, ok, ci siamo. Perfetto, non abbiamo più problemi. Ah. I problemi dei giochi del 2009, che... Come ti girano, come ti girano. PC moderni, quanta fatica, ragazzi. Ok, ho iniziato l'invasione. L'invasione delle piante. Io non ho ancora la mia. Le piante, dei zombie. Arrivano gli zombie, ci vogliono mangiare il cervello. Ci vogliono mangiare il cervello. Ecco, non possiamo prometterglielo. Ecco, abbiamo visto la pala. Questa è utile quando fai errori. Dicevo, ma dov'è la mia pala? Non ce l'avevo ancora, non ce l'avevo ancora. Ma voi pensate, questo qui è il giochino. No, non è un giochino, è un giocone, un giocone. Let's you dig a plant to make you fun. Cioè, tipo, sta pianta non mi serve più. Via, 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 via. Beh, è un buon esempio. Benvenuto vicino. Il mio nome è Crazy Dave. Ma puoi chiamarmi anche Crazy Dave. Ho una sorpresa per te. Ma prima devi pulire. Ho bisogno di te per pulire il giardino. Usala, e questa, e spara, spara tutto, spara, spara lì, spara anche questa, via, via ste piante, che schifo. Oh, va bene, ora c'è una bella sorpresa, faremo bullying, tieni queste noci. Ah, lanciamo le noci. Sai perché? Perché sono che pazzo. Forza su, dammi un vincitore, bullying a winner. Musichetta, dove la lancio? Ecco, bullying, ok. Questo gioco è geniale. Questa è la linea d'attacco. Per lanciare, vai, vai. Mettiamo i giusti zombie. Ecco, questo qui è un po' più duro. Oh, questo li fa esplodere, vero? È rossa. Oh, 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 oh. È bellissima, bellissima. Ok, una qua, una qua. Mamma mia, guardate che fa anche la combinazione e rimbalza. È bellissima, bellissima. Cosa c'è di meglio di una roba che rimbalzina così? Vai, esplodi, esplodi. Bellissimo. Attenzione che arrivano, eh. Arrivano, arrivano. Questo livello non sarà facile come gli altri, eh. Attenzione, vediamo. Ma che combo. È il bello del bullying, ragazzi. Però io devo prenderli qua perché stanno avanzando. Non ignoriamo. No, è andato da questa parte. Allora, questo qui. Ci sta, perfetto. Così possiamo concentrarci su questa linea. Quello che sarà, sarà, non ha importanza, ecco, visto. Ora bisogna stare attenti qua. Vediamo se va di qui o va di là, però è una vittoria lo stesso. No, gli ha tolto solo il cono, ok. Perfetto. Attenzione, questo qui ci preoccupa un po'. Siamo, non siamo ancora alla fine, eh. Ho bisogno di qualcosa di esplosivo qua. Ma non so se arriverà. Non lo so. Ah, brutto errore questo. Attenzione, siamo vicini alla sconfitta, eh. Ah, scherzo, scherzo. Non vi preoccupate.
Beh, loro si avvicinano, ma non è così drammatica la situazione lì. Arriva l'ultima ondata. Sono affamati. Mi spiace te che portavi la bandiera, ma non posso lasciarmi passare. Oh no. Qua è una buona idea, perché li fa esplodere. Sì. Anche qua, che fortuna. No, solo quello. Ma come? Ma come? Ma come sono lui? Oh, abbiamo una sola linea. Adesso ci concentriamo qua. Finché non li buttiamo giù. Però adesso ce ne sono ancora due. Bisogna togliere il cono. E la prossima sarà quella decisiva. Sei pronto a morire, zombie? Cioè, sei già morto. Non è nulla di drammatico. Non uccidiamo nessuno, sono già morti. Ok. E abbiamo la mina. Oh, oh, oh. La mina, ovviamente. La potato mine. La patata mina. Esplode al contatto. Impiega tempo per caricare se stesso. Noi lo faremo la prossima volta il livello. Lo faremo la prossima volta, perché ci fermiamo qua dopo 5 livelli del primo mondo. Andremo avanti la prossima volta. E vediamo, basta solo far così. Main menu, leave. Ed eccoci qua. Siamo a buon punto, guardate quante mini games da sbloccare, imparo da sbloccare, survival da sbloccare, tutto da sbloccare, ma andiamo avanti. Io vi ringrazio per la compagnia, fatemi sapere se vi piace questa serie, per alcuni sarà un ritorno al passato, e vi ringrazio di cuore e ci vediamo alla prossima con Jack e Max. Mi raccomando, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto, così fammelo sapere. Ciao!